Resident Team. È stato presentato a Milano presso l'Auditorium H.Q. Pirelli Milano Monza Open Air Motor Show, l'attesa manifestazione automobilistica che si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020 con apertura prolungata fino alle 22 e per la quale sono attesi 40 brand automobilistici. Accanto ad Andrea Levi, presidente di Ideatore, ad Angelo Sicchi Damiani, presidente ACI, erano presenti Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Dario Allevi, sindaco di Monza, oltre al CEO di Pirelli Group, Marco Tronchetti Provera, che ha dato inizio alla presentazione, moderata da Maurizio Donelli, responsabile delle pagine motori del Corriere della Sera. Il cuore pulsante del nuovo concept di Motor Show italiano sarà l'autodromo di Monza, dove le case automobilistiche esporranno le novità e la gamma completa di prodotto e dove gli appassionati non avranno che l'imbarazzo della scelta tra sfilate di Formula 1 e regine del motorsport, test drive di ogni motorizzazione, esposizioni di auto classiche, moto, yacht, natanti e velivoli, sia storici che contemporanei, oltre ai paddock colorati da modelli di supercar, hypercar e prototipi. Milano Monza Open Air Motor Show, un nuovo motor show, è stato presentato oggi, le date saranno 18-21 giugno 2020, un motor show rivoluzionario, saremo principalmente nell'autodromo di Monza, quindi sfruttando tutte le particolarità dell'autodromo, ci saranno tantissime parate, tanti test drive e soprattutto le case automobilistiche presenteranno le loro novità in un contesto all'aperto, totalmente diverso dai motor show tradizionali, con due parate eccezionali, la prima a Milano il 17 giugno, dove saranno proprio i presidenti delle case automobilistiche a mostrare in preview, in una parata spettacolare nel centro di Milano, quelle che sono le loro novità, e poi il 18 giugno la mattina l'inaugurazione a Monza del Milano Monza Open Air Motor Show con una parata che parte dalla pista per poi coinvolgere tutto l'autodromo di Monza con tante attività legate all'auto, legate al motorsport, ma anche poi l'auto classica, anche dei fuori tema, perché avremo le bar, le moto, i velivoli d'epoca, quindi una vera festa per gli appassionati dell'automobile, 4 giorni di festa, orario prolungato dalle 10 alle 24, quindi un nuovo concept del motor show. Le grandi città nel mondo hanno un po' meno auto private e più trasporto pubblico e sharing di veicoli e soprattutto hanno auto diverse che inquinano di meno. Questa è un dovere per un amministratore di una grande città e per cui grande festa ma anche grandi occasioni di dibattito. Credo che questi giorni che andremo a vivere in città a giugno dell'anno prossimo saranno giorni altrettanto indimenticabili, perché i numeri potenzialmente sono addirittura superiori a quelli che ha il Gran Premio d'Italia, per cui non vediamo l'ora in città di poter vivere questa grandissima manifestazione. Credo che sia impegno della regione, oltre che del comune di Monza, oltre che del comune di Milano che fa parte del consorzio, far sì che all'interno di questa realtà che è unica al mondo, sia come parco, sia come autodromo, sia come Villa Reale, promuovere iniziative per sfruttare appieno le potenzialità. Resident Team.